Eccoci, siamo giunti al momento di passare alla fase igienizzante in crema. Quello lì, appunto, come ti dicevo, è l'angolino dove si presenta la muffa. E adesso andremo a ricoprirlo con questa pasta igienizzante che non emette alcun tipo di odore e quindi si può fare anche nel periodo invernale perché non provoca alcun odore. Ecco, quindi adesso andiamo a spalmarlo. È proprio come uno yogurt molto denso. Non c'è problema e pericolo che coli perché è proprio una crema. E lo vado a mettere nell'angolo compromesso dalla muffa, allargandomi di qualche centimetro. Ovviamente mia mamma potrà dormire questa notte nella sua stanza perché appunto, non avendo alcuna tossicità, può tranquillamente dormire senza avere problemi respiratori, ecco, in questo senso qua. Quindi niente, lo lasceremo asciugare tutta la notte e poi, ovviamente, nei prossimi giorni passeremo alla fase di pittura. Ciao, eccoci tornati per la fase conclusiva del nostro trattamento. Abbiamo già messo una guaina isolante sulla parete più fredda, che è questa qui, il muro esterno, che avrà praticamente il compito di riscaldare questa parete, visto che proprio lì in alto c'era un ponte termico, quindi portava, creava la muffa. Adesso passeremo la pittura isolante su tutte e quattro le pareti, compreso il soffitto, per rifinire il tutto ed avere un'atmosfera nella stanza molto più calda d'inverno e un pochino più fresca d'estate. Quindi adesso andrò a fare questo lavoro, il mio compito arduo sta per finire e ci vediamo alla prossima con la stanza tutta imbiancata. Ciao, grazie. Ciao, eccomi tornata qui a presentarti e farti vedere quello che è uscito fuori dal mio lavoro. E questo video l'ho voluto fare per dimostrarti che siamo in grado di riuscire a fare qualcosa con questi prodotti, perché comunque sono molto facili da applicare. L'ho fatto io volutamente un po' per mettermi in gioco, un po' per dimostrarti che con un po' di pazienza e un po' di tempo ci puoi riuscire anche tu senza per forza l'aiuto di qualcuno di esperto. Quindi ti voglio solo mostrare quello che ho fatto. Allora, quello lì era l'angolino incriminato e mi sembra che sia venuto molto bene. Ti faccio giusto una panoramica della stanza, quella è la finestra. Sembra abbastanza omogeneo tutto il colore, poi va bene, noi abbiamo deciso di riportarla semplicemente a bianco, ma se vuoi tu puoi anche colorarla. Quindi il mio lavoro è finito. Torno ovviamente in ufficio per accogliere la tua richiesta di valutazione, quindi se non l'hai ancora fatto e hai un problema di muffa, vai su valutazionemuffa.it e compila il questionario e poi noi ovviamente faremo tutto il resto. Quindi ti aspettiamo e mi raccomando, basta muffa! Ciao!